Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi sono tornata nella mia vecchia location, diciamo, cioè quella di tutti gli anni quando sono al mare, perché come avrete capito dal video precedente ormai mi sono ufficialmente trasferita al mare per tutta l'estate, perché avendo la casa al mare ogni anno sto qui per quasi tutti i 3 mesi delle vacanze. Quindi sono tornate le mie piante carine e il mio muro bianco, bene, e oggi sono qui per farvi un video che mi è venuto in mente poco alla volta, nel senso facevo qualcosa e dicevo: ah, nessuno sa che io faccio questa determinata cosa o sono in questo determinato modo. Quindi nell'arco di vari giorni ho raccimolato 10 curiosità che voi non dovreste sapere su di me. Sicuramente appena stopperò il video me ne verranno in mente altre 572.000, ma se vi piace questo tipo di video lasciate un bel pollice in su per farmelo sapere, così probabilmente farò la seconda parte. Detto questo, iniziamo subito col video. La prima cosa che in teoria non dovreste sapere su di me è che io so districare qualunque cosa. Nel senso, sono bravissima a districare auricolari, collane, fili intrecciati, caricatori, tutto. Infatti ogni volta mia mamma mi chiede sempre di districare le sue collane, perché io riesco sempre a districarle, e ogni volta che magari dei miei amici hanno gli auricolari tutti intrecciati e non riescono a districarli, io chiedo: posso farlo io? E in 2 minuti neanche riesco a districare tutto. Non so per quale motivo, però ho questa magia di saper districare le cose. Sono molto soddisfatta di questo, perché fidatevi, serve, non sembra, però serve in molte occasioni. La seconda cosa che non tutti sanno su di me è che sono ambidestra. Questo vuol dire che sono sia destra, destrorsa, non so come si dica, che mancina, cioè non scrivo con la sinistra perché io scrivo sempre con la destra, però molte altre cose, ad esempio aprire l'acqua o qualunque altra cosa, lo faccio sempre con la sinistra, oppure anche fare la ruota, lavarmi i denti, insomma dipende, ma molte altre cose le faccio con la sinistra, mentre altre come mangiare, scrivere eccetera le so fare solo con la destra, quindi sono ambidestra. Però me la cavo con tutte e due le mani, nel senso non sono ovviamente una di quelle persone che dice no, con la sinistra non so fare niente, perché comunque me la cavo anche con la sinistra se qualcosa la so fare solo con la destra, però, cioè, avete capito, lo so che avete capito. La terza cosa che non sapete su di me è che fino a poco tempo fa, penso 3 anni più o meno, anche di meno forse, non sapevo mandare giù le pastiglie, e so che questa cosa non è capitata solo a me, perché anche molte altre persone che conosco non sanno mandare giù le pastiglie o non sapevano mandarle giù. Quindi ad esempio se stavo male e dovevo prendere gli antibiotici non potevo prenderli in pastiglie, quindi o prendevo degli sciroppi, delle altre cose che mi facevano alquanto schifo, oppure, che fa ancora più schifo, prendevo 2 cucchiaini, mettevo l'antibiotico o la pastiglia che dovevo prendere e lo schiacciavo, e poi ci mettevo un po' d'acqua e lo mangiavo in pratica. E fidatevi, non provatelo perché il sapore è una cosa... E ho fatto così da quando sono nata fino ai 13-14 anni. Io cercavo sempre di imparare, mi ricordo soprattutto quando io e mia mamma andavamo con anche mia zia e mio cugino eccetera in vacanza, loro per abituarsi al jet lag, quindi al fuso, prendevano magari delle pastiglie alle erbe e cercavano di insegnarmi a mandare giù le pastiglie, ma io non ero assolutamente capace, provavo ogni volta che dovevo prendere una pastiglia, finché poi non riuscivo, quindi la sputavo, la schiacciavo e la mangiavo. Il giorno in cui ho messo l'apparecchio fisso mi facevano così tanto male i denti che veramente non riuscivo più a parlare, a mangiare. Poi vabbè, vi ho già parlato della questione apparecchio in un video apposta che ho fatto un sacco di tempo fa, è molto imbarazzante però non importa. Ho preso una pastiglia, ho bevuto l'acqua e sono riuscita a mandarla giù, e da lì ho imparato senza motivo. La quarta cosa che qualcuno non sa su di me, perché questa so di avervela detta già un paio di volte mi pare qui su YouTube, comunque l'ho scritto dentro una di voi, è che ho una strana fobia, ovvero ho paura del vuoto dietro la schiena, nel senso che quando sono magari al ristorante io devo sempre sedermi nella sedia più all'angolo possibile, più lontana possibile dalla porta
o da un corridoio dove si possa passare, dove qualcuno possa essere dietro di me. Devo sempre avere il muro perché mi sento protetta, perché altrimenti mi viene l'ansia, inizio a girarmi, a continuare a controllare se c'è qualcuno dietro di me, non so il motivo, e non riesco a stare tranquilla. Quindi magari a volte, quando, non lo so, esco con dei miei amici e non sanno ancora questa mia particolarità, si siedono prima di me e io faccio: no tesoro, alzati, quello è il mio posto. In realtà molto spesso mi viene detto anche: ma quello non è l'angolo, è quello l'angolo. E io non so, ma ho un meccanismo che mi dice: no, quello per me è l'angolo, quindi tu devi stare in quell'angolo. Cioè, non so spiegarlo. Ad esempio, se ci sono due sedie contro il muro, io scelgo una delle due e devo stare per forza in quella sedia lì, perché l'altra comunque mi sembra più aperta. Andiamo avanti. Ah, e questo succede anche magari negli hotel, ad esempio quando io e mia mamma andiamo in vacanza, io dico: io dormo da quella parte del letto perché mi sembra più protetta. 5. A 6 anni non ho mangiato più per un mese intero, bevevo solo latte, e è una storia un po' particolare che magari vi racconterò in un video a parte, però vi ho già raccontato bene nello specifico, quindi non penso ci sia bisogno anche di raccontarvelo in un video. Vedrò se me la sentirò, ma non lo so. Dentro le nostre emozioni, perché c'è un capitolo apposta per questa esperienza molto difficile per me. E parentesi, io sono sempre stata come adesso, nel senso, ho sempre amato mangiare veramente troppo, quindi fidatevi, non mangiare per un mese intero per me, ma come per qualunque altro essere umano, è veramente tanto. Cioè, bevevo solo latte tutto il giorno, tutti i giorni mi nutrivo solo con quello. Ma chi ha letto le nostre emozioni sa già i dettagli, diciamo. 6. Attiro i bambini piccoli. Nel senso che molte volte, quando magari, non lo so, vado a casa di alcuni miei amici che hanno delle sorelline più piccole, io inizio a giocare con loro, inizio a dare tante attenzioni, magari iniziamo a disegnare, oppure inizio a fare il solletico e iniziamo a scherzare, a giocare, e si innamorano letteralmente di me. Cioè, è una cosa troppo carina, non lo dico per vantarmi assolutamente, però mi piace tanto questa cosa, anche perché i bambini sono puri e quindi riconoscono chi è vero, e quindi mi fa tanto piacere questa cosa. E ogni volta poi, quando mi rivedono, mi abbracciano, mi salutano, e io dico sempre ai loro fratelli o sorelle, che sono i miei amici: posso portarmela a casa? Perché vabbè, come saprete, sono figlia unica, e in realtà sono felice di essere figlia unica, però mi piacciono tantissimo le bambine, soprattutto più piccole. 7. Mi sono rotta il mento, e so che questa è una cosa che accade molto spesso a tante persone, per ben due volte, e tutte le due volte ero qui al mare, dove ho la casa. Non in casa, però comunque in questa città. E se vi va, vi farò un video a parte dove appunto vi racconterò, perché mi piace fare questo tipo di video story time, tutta la storia delle due volte in cui mi sono spaccata il mento. 8. Non so se tutti lo sanno, ma so suonare vari strumenti, cioè, oddio, non tantissimi, però so suonare il flauto, che sanno suonare tutti, la chitarra e il pianoforte, e mi piace tantissimo suonare soprattutto il pianoforte, è una cosa che adoro, anche se penso di non averlo mai condiviso tanto spesso con voi. E ho studiato alle medie entrambi gli strumenti. 9. Non so se tutti lo sanno, ma io ho iniziato per prima cosa a fare video su YouTube, e questo ci tengo a specificarlo perché molte persone credono che io sia conosciuta tramite Musical.ly, mentre io ho iniziato tutto qui da YouTube. Musical.ly è stata poi una conseguenza, che poi si è trasformata in TikTok, ai video, però io ho iniziato su YouTube, è il social in generale, la piattaforma che preferisco di più in assoluto tra Instagram, Twitter, Facebook. No, io preferisco YouTube. 10. E ultima curiosità, che in realtà in molti sapranno già su di me, però chi è nuovo non lo sa, quindi se sei nuovo, benvenuto su questo canale, vuol dire che non hai ancora visto i miei precedenti video, vuol dire che non sai che da piccola ero bionda, ma non naturale. Quindi se vuoi sapere di più, vai a vedere il video della My Hair Story che ho fatto pochissimi video fa. Questo
questo era il video, spero che vi sia piaciuto, spero che soprattutto abbiate scoperto nuove cose su di me. Se sapevate qualcosa fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere quale curiosità sapevate e quale no. Mettete un bel pollice in su per farmi capire che volete una seconda parte di questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché non c'è motivo per non farlo. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao! Ah, domani, 1 luglio, -1. Vi aspetto alle 14 su Instagram. Non mancate.